Impara a essere felici è un grande compito. Ho scritto un libro proprio perché penso che la felicità non sia uno stato, ma sia una ricerca. L'ho scritto allora, ma lo penso anche adesso per i giovani, perché credo che molti giovani, molte persone, anche non più giovani, si domandano oggi dov'è la felicità, dove la possiamo ricercare dopo tutta questa anno e mezzo di tristezza, di morte, di malattie. C'è una modalità bella, nuova, innovativa di vivere. Ce la dobbiamo costruire, la dobbiamo pensare, però anche il nostro compito, anche dal punto di vista etico, per tutti i giovani che seguiranno le nostre generazioni.